Maggeri giallo rossi e fuochi d'artificio per l'inizio di questa avventura del Valmontone in eccellenza in casa. Ha preso posto in campo la Romulea, si schiera Montalbano anticipato, attenzione però a Barchesi che arriva nelle rigore, palla dentro, attenzione al sinistro, la parata di Romano sul destro, Montalbano che porta avanti, palla per Ciarelli che calcia in porta e ancora subisce le azioni Ciriachi, è altra occasione per la Romulea, lancio perfetto di Azzaio, quindi Ciriachi però ancora a crossare dall'altra parte, colpo di testa di Carlucci, palla che è andata sul fondo per la Romulea che prova ancora ad insistere con Azzaui che salta un uomo, entra in aria, occhio ancora, il cross che passa e stavolta arriva del gol della Romulea, la sblocca Carlucci, 1-0, occhio al calcio d'angolo che parte, colpo di testa, pensa e respinge e arriva la seconda occasione per il Valmontone, occhio ancora però qui a Antini che parte, fa partire il cross e colpisce la traversa, ha preso la traversa il Valmontoni con il colpo di testa e la parata di Pensa, ultimo pallone in mezzo e finisce qui la Romulea, batte il Valmontone 1-0, decisivo il gol di Carlucci al 24esimo del primo tempo.